partita per certi versi bellissima secondo me, perché abbiamo fatto una partita di grande giudizio, di grande attenzione, di grande personalità, non abbiamo mai cambiato la faccia qualsiasi cosa succedesse e penso che siamo stati avanti per 40 minuti e alla fine questo ha logorato Varese, che star sempre sotto poi una partita vinci o muori, le energie si consumano prima. Faccio i complimenti a Charlie per una grande stagione, ci ha impegnato allo stremo, gara 2 la sentiamo ancora sulla pelle e adesso noi potremo usare questi giorni per fare riposare qualcuno dei nostri giocatori che hanno tirato la carretta, quindi da questo punto di vista è un vantaggio aver finito la serie prima. Avete delle domande? Nel terzo quarto qualche tiro sbagliato vi ha impedito di prenderla in mano, però non è facile giocare qua. Non è facile giocare per noi qua e credo che però io avevo avvisato i miei giocatori che non era una partita dove la palla sarebbe stata sciolta, leggera e bella levigata, perché queste sono partite dove cos'è la differenza tra una partita di stagione regolare e una partita di playoff? Il numero di contatti e il peso specifico delle singole azioni. Ogni azione ha tutta una dietrologia psicologica, tecnica e tattica. E anche se non abbiamo fatto quei canestri che avrebbero spaccato la partita, non abbiamo cambiato assolutamente il nostro atteggiamento. Abbiamo fatto una grande difesa, un'altra volta Varese sotto i 70 in trasferta. Quindi io penso che la serie è stata vinta con una nostra grande difesa e poi siamo stati bravi, secondo me, a tirar fuori un protagonista diverso ognuna delle tre serate. Oggi la partita di Mike Green, come dice Bruno, mandiamolo all'esorcista dopo gara 2, forse ne abbiamo trovato uno bravo e ha fatto una partita di una solidità pazzesca. 32 di valutazione per un piccolo in una partita del genere è una partita di grandissima solidarietà.